Carta, la carta, scarta la carta. Alessandro, faccio vedere le nuove cose che c'è da costruire. Faccela vedere per modi. Lego tecniche, ragazzi. Questo qua è dai 7 anni ai 14. Guardate che spettacolo. La prima cosa che Alessandro ha fatto vedere. Poi c'è un altro Lego tecniche che io già ci avevo provato a farlo oggi il video. Volevo farvi il tutorial in anteprima, ma non ci sono riuscito perché ho sbagliato a montare una cosa qua. Però riproveremo domani, vero Alessandro? O nei prossimi giorni. Lo rismontiamo. Lo rismontiamo, lo ricominciamo da capo perché era il Adesso nostro primo. lo monteremo. Adesso lo monteremo, però cominciamo prima con questo, Alessandro, che è già iniziato. Ora prendi un altro, Ragazzi, guardate pure guarda. questo Alessandro invece l'ha montato Alessandro, fai vedere. Con chi? Con Non chi l'ha montato? l'ha montato. L'ha montato le chicche. Le chicche, Alessandro insieme alle chicche, guardate che spettacolo. Avete mai visto niente di più estremo? Ma la testa qui non è che c'era una testa, Alessandro? Vedo qui, gli manca una cosa tipo da agganciare una testa qua. No, è il pupazzetto si Ah, il mette. pupazzetto ci si mette, vedete? Ah, capito come. Vedete, lui è il pupazzetto su quel nemico. Con le È buono quel. spara. Ah, poi il nemico acchiappa pure altri pupazzetti. Ragazzi, questa è una cosa estrema. Ma questa è Italia, ma continuiamo. Continuiamo a far vedere, ragazzi. Pezzo forte deve ancora arrivare. Fa vedere il regalo di zio Maurizio. Il regalo di Maurizio Morelli. Grazie, zio Maurizio. Fai vedere. Estremo. Dobbiamo montare qualcosa nel video. Allora, questo qua lo lasciamo, Alessà, eh? Lo costruiamo quando arriva zio, va bene? Intanto abbiamo un sacco di roba da fare No, prima ma ancora. zio ha Lo fatto. costruiamo insieme a zio Maurizio. No, lo zio mi ha detto che lo vuole vedere già montato. Dici? Va bene, allora lo montiamo io e te. Allora, fai vedere la piastra, scarta, dai, apri, fammi vedere com'è. Scarta la carta, questa qua, Alessà, prendo. Oh, che figata, ci mancava proprio. Guardate. Fai vedere, puoi costruire che cosa estremo. Grossa. Vedete, abbiamo una curva così. Ah, me la comprate due. Ah, ragazzi, questa qua è per la seconda. Ci facciamo fare le curve, però la seconda non gliela do subito, me la tengo da parte e gliela do, la utilizzo per fargli fare i compiti. Perché se uno fa i compiti, poi papà, fai vedere. Che vuoi fare? La curva, guarda poi che curva che fa così. Con due esce fuori la curva che vuoi tu, Ma eh? tu me lo puoi. Anche un Lego così, però che Carino, un'altra carino. pista Vabbè, che c'ha. l'attraversatore non è così. Guarda, Alessà, questa andrebbe, perché siccome ho le strisce, potresti fare così. Poi questo qua così, dritto. E poi così, esatto, così già c'è un senso perché magari qui c'era via. Se no puoi mettere anche quest'altro, lo puoi mettere qui. Guarda, levati. Questo qua così. Ecco qua. Che dobbiamo attraversare. Ah, così va bene. Così c'è un suo senso, no? Perché c'è le strisce, arrivano qua, qui i pedoni attraversano e di là, poi dopo lo mettiamo col resto della casetta. Vedete? Lì abbiamo le altre basi Lego, poi ce ne abbiamo altre da altre parti. No, adesso arriva la parte estrema. Madonna, fai vedere. Scarta di laggiù, vediamoli. Madonna. Quanti so, estremo! 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 E la basetta. Perfetto, fai vedere la basetta. Andiamo una cosa, ragazzi, La vedete? Questa è una basetta basetta sottile e sotto, essendo sottile, sotto non c'è niente. Invece è questa è una basetta un pochino più spessa, però c'ha la possibilità di incastrarsi volendo sotto. Papà, qui c'è scritto Lego. Mettila qui nell'incrocio, eh? Papà, un po' di aspetto ci vuole. Mettila nell'incrocio che blocca tutto. Ecco ragazzi, vedete? Adesso tutti Sì. belli piazzati, abbiamo una vostra basetta abbastanza carina. Ecco. E poi ci attacchiamo. Allora, vediamo che cosa puoi fare con questa. Faccio vedere la scatola, Alessà, faccio vedere la scatola. Girala e vediamo un po' dei disegni che potremmo fare con questa. Vieni qua. Vieni qua, dalla qua, dalla qua. Allora, comprate su Amazon queste, ragazzi. questo per La scegliere barchetta, guarda che figata. questa Vediamo barchetta. altre idee. No, dai, non l'ho detto. Illustra. Illustra. Questo per scegliere questa barchetta e questo Poi fiorellino. gira. Questa macchinina, questi pinguini, questa torta e basta. Questa Guarda la casetta, casetta, estrema, ci sono tutti i pezzi, c'è la porta. l'albero.
Cioè, l'albero che può essere anche tegole, la casetta per fare il camino, guardate, c'è pure la finestra. E adesso vediamo i pezzi, guardate i vari pezzi. C'è la pinzetta. Anche queste. Anche la giraffa. Oggi cercavi l'animale, Alessà? Di la verità. Questa avevamo la giraffa da fare. Mo facciamo tutti gli animali che possiamo fare, li mettiamo tutti insieme. Facciamo la fattoria. Il pinguino, c'hai due animali. Tre. Ah, vai avanti, vediamo quell'altro. Tira fuori quello grande. Oh, apri quello grande, vediamo. Questo qui abbiamo anche l'elefante da fare. Allora, vedi, oggi cercavi gli animali, oggi avevamo già rimediati 3-4. Oh, bel trattore. Ah, guarda che robetta, oh. Fai vedere, apri un po', vedi un po'. Oh, il camaleonte! Pure qui altri due animali, già stava 5 animali minimo. Anche questo! Che bello il questo! Salone. Che figo! Guardate quanti pezzi, oh! 8 per 8 per. Apri la scatola! Alessà, vediamo che altra robetta l'ha comprato! Oh, questi però sono dei compagnucci, questo qua per i tuoi compagni di scuola te l'hanno regalato questo. Guardate quanta roba! Com'è estrema. La base? È estrema, guardate che base, oh! Estrema! No, ragazzi! Guardate quanto è grosso! No, ragazzi! No, sono finiti però! No, Alessà, non vedi che ci sono ancora! No! Ah! No! No! Raga, ma qui c'è da godere proprio! Pazzesco! Guardate che robetta! Guardate quanti! Poi sono tutti di quelli là! Un sacco di quei pezzi che ci fai un sacco di roba! È un affarone! Mamma mia! Mamma mia! Che spettacolo! Guardate bianchi e neri quanti! Oh, qui sicuro si riesce a farci la mucca! Guardate, riconosco la porta! Guardate quante ruote, lui ci hanno messo tutte le ruote col bianco e nero. Guardate sto violetto, che colore delicato. C'è un sacco di pezzi lunghi violetti hanno messo. E rosso, una volta lo sapete, i Lego li facevano solo rossi. Guardate. No, è il blu. Guarda, c'è una basetta blu, Alessà, guarda. Guarda, c'è un'altra basetta. Guarda quanta un'altra basetta. Quella è estrema, quella è proprio per fare una casetta, quella. Davino, la mettiamo qui almeno. Questa è per fare le giunture, è perfetta. Per fare le giunture tra varie basette grigie. Fantastico! Poi facciamo una bella casa. Va bene, ragazzi, noi vi salutiamo, cominciamo a giocare. Sì, facciamo una bella casa. Sì, se volete, noi cominciamo a giocare, se volete, più avanti, che quando cominciamo a giocare continuiamo a riprendere, metteteci un pollice in su e ditecelo nei commenti. Noi adesso giochiamo per cavoli nostri. Ragazzi, dopo una lunga giornata di lavoro uno si deve un attimino rilassare con il Lego. Ciao ragazzi, un grande abbraccio, un bacio.